Grazie, mi hanno appena arrestato. Allora, ecco, dov'è Giorgio? Vuoi dire qualcosa per cominciare e poi proseguo io? Allora, siccome siete venuti qui per vedere lui e non me, dico una frase sola. Come associazione ci è capitato di ospitare dei personaggi, ma raramente ci è capitato di ospitare delle persone, che per me non è uguale. Alberto, prima di tutto, per quello che riguarda me, SPQR è una persona, è un carissimo amico che, e devo dirlo a livello proprio di onor di cronaca, è lui che mi ha ricordato di questo appuntamento dicendomi: ma quando lo facciamo? Poi ci teneva proprio a essere qui. Non volete sentire me? Alberto. Ah. Così mi sentite? Dite se le ultime file mi sentono. Sì? Perfetto, allora posso andare. Ma no, perché non voglio ripetere due volte la conferenza. Allora, noi siamo qua perché per vari motivi. Il primo perché proprio i miei amici della Decima Legio sono persone molto particolari. Con loro abbiamo fatto tante cose. Abbiamo ricostruito la vita quotidiana di Ostia, della Roma antica, tra l'altro rifacendo delle situazioni che non si vedevano più da 2000 anni. Perché quando per esempio voi andate a Ostia Antica vedete tanti ambienti vuoti e la vostra immaginazione li riveste, dice: ecco, qui c'era una persona presente, il bar, la strada, le terme, però poi alla fine dei conti bisogna anche vederle queste cose. Allora, i gruppi storici, quelli che in inglese vengono chiamati reenactors, e sono dei gruppi che all'estero sono corposi, seri, ben strutturati, in Italia hanno avuto un attimo più la vita difficile, forse perché c'è anche un sistema accademico molto serio che non ha mai visto di buon occhio chi cercava di fare fondamentalmente dell'archeologia sperimentale. Cioè, un conto è studiare i rilievi e vedere anche come erano fatte le armature degli antichi romani o i vestiti delle signore, eccetera, eccetera. Un altro conto è metterli, indossarli, provare a vedere cosa significa indossare un'armatura di 15 kg, quanto riesce a tenere, come pesa, e molte cose sono venute fuori, sono state scoperte proprio da chi ha avuto il coraggio di provare e di fare accampamenti. Quando loro fanno degli accampamenti, i testi antichi, si accorge che sì, quando c'è stata la presa di Gerusalemme si sa di questo centurione che il combattimento è entrato correndo dentro un tempio ed è scivolato perché era tutto di marmo. Quindi, ecco, però finché non indossi queste calighe cosiddette, cioè sandali coi chiodi, non lo puoi sapere. Quindi a loro va dato merito e onore del fatto che hanno provato la storia, non l'hanno solo letta. E quindi noi che facciamo questi programmi ci troviamo sempre molto a nostro agio con loro, perché molto spesso sono loro a darci consigli su come combattere, su come vestire, su, non so, si rifà da mangiare, che tipi di ricette. Voi sapete, esistono per esempio delle ricette romane, quelle famose di Apicio. Apicio in realtà ha fatto qualcosa, ma le ricette di Apicio sono una specie di meglio di, fatto anche probabilmente da altri di epoche diverse, però non ci sono le proporzioni, quindi è come se voi doveste fare la torta della nonna ma non sapete le proporzioni. Dici: però mia nonna la faceva bene, allora ci riprovi, fai eccetera. Poi se la devi vedere aceto balsamico, magari in futuro ci diranno che, non so, con nuove regole è tutto diverso. È molto bello perché è una continua scoperta. Io adesso ho appena concluso un servizio che andrà in onda su Per Quark su una scoperta che abbiamo fatto dentro un museo, cioè una nave conosciuta da 30 anni, perché è stata scoperta, una nave romana, è affondata
diciamo sulla riva, e poi il mare se n'è andato, cioè è stata coperta da sedimenti, il mare se n'è andato e lì è rimasto tutto, ed è tutto esposto in un museo, eppure non erano state viste alcune cose, cioè a bordo c'erano dei legionari, le abbiamo scoperte, e sono tutte cose esposte. Voglio dire, chiunque di voi può essere un archeologo sperimentale oppure un segugio che riesce a trovare cose, diciamo, anche nei musei. E questo è un po' il leitmotiv, cioè quando noi facciamo delle trasmissioni, noi ci troviamo anche personalmente, fisicamente, come esperienza dentro la storia. Quando siete in un loro accampamento, quando li vedete combattere e li dovete fermare perché combattono e non li fermate più, con i megafoni dovete separarli, ecco, vi trovate veramente di fronte a quello che era il passato. Ora, adesso arrivo al punto, questa era un po' un'idea, poi la sostanza, cioè come si viveva esattamente. Allora, io ho scritto 3 libri su queste qui cose, e l'ho fatto per 10 anni scavi, sì, quindi ho il metodo in testa, sono dalla parte, diciamo, di chi fa scavi e ricerche. Poi quando per quest'altro mestiere che mi porta in televisione mi trovo davanti a uno scavo, riesco a capire, perché è il mio ex mestiere, o comunque riesco a capire come vanno le cose. E poi quando incomincio a vedere un sito, filmare un altro lato, in Italia e all'estero, a un certo punto incomincio a collegarli, incomincio a capire che certe cose sono state fatte uguali dappertutto. I romani avevano questo, applicavano lo stesso metodo ovunque, esattamente come in futuro ci diranno, pensa, facevano città in cui c'erano i cinema, i centri commerciali, i fast food, c'erano le piazze, erano tutti uguali, e certo, e lo stesso facevano i romani. Allora io ho cercato di condensare tutto in alcuni libri. Il primo è stato su Roma, 24 ore. Perché? Perché io vivo a Roma e mi sono accorto che non esisteva un libro così. E io l'ho cercato a lungo. Allora non l'ho trovato, ho provato a scriverlo. Cioè il fatto di trovarsi dentro e ditemi che cosa accadeva ora per ora nei vari luoghi. Perché non si può fare? Beh. Allora basta andare a vedere gli antichi e soprattutto se si va a vedere quello che hanno trovato gli archeologi e quello che vi dicono i testi antichi, unite le due cose e potete ricostruire una giornata nell'antica Roma, andare in un mercato di schiavi, accorgervi che li vendevano come se fossero degli elettrodomestici, e c'erano le giornate insomma, degli schiavi di fatica, o i settori dentro un mercato esattamente come esistono oggi, e si entra in un mondo antico terribile, certo, perché c'era la schiavitù, perché c'era anche la, diciamo, uccisioni o pulizie etniche alle frontiere. Era qualcosa che noi non conosciamo così violentemente. C'era il Colosseo, però poi quando incominci a guardare gli altri popoli, le altre civiltà in altri continenti, ti accorgi che facevano la stessa cosa. Cioè il mondo in passato era brutto e paradossalmente Roma aveva portato un ordine. Non a caso noi oggi abbiamo il diritto romano. Si sono nascoste sotto le arcate sulla spiaggia dove si mettevano le barche da pesca, e aspettando la notte, perché la mattina dopo speravano di salvarsi, invece sono morte tutte all'improvviso, è arrivata questa nube ardente, questi fanghi bollenti, sono morte. E quindi vedi proprio un taglio della popolazione dell'epoca, donne, bambini, vecchi, giovani, e trovate una sola persona armata, una sola su 300, e considerate che era un momento un po' particolare, la gente fuggiva con gli ori, cercava comunque, magari dice magari mi prendo un'arma, non si sa mai, no, niente. E quella persona che aveva un'arma era un legionario, aveva un gladio, e quindi era autorizzato. È un po' come da noi, nessuno va in giro con un lanciarazzi in Via del Corso, lo fermano subito. La stessa cosa succedeva per i romani, dice tu non puoi andare in giro armato, e se hai un problema lo risolvi con i giudici e gli avvocati. Come esattamente i greci, era una società molto pacifica, sì c'erano risse, sì c'erano omicidi, ma non era come vedete, non so, D'Artagnan, i moschettieri, cioè nel Medioevo, nel Rinascimento eccetera, si tiravano fuori le spade subito, i guappi eccetera, fino all'altro ieri era normale, era la vita dei vicoli, non era così in epoca romana. Questo è già un fatto, ti sorprende. Insomma, questi libri mi hanno fatto capire che era una società un po' diversa. Allora, il primo è stato su Roma, il secondo è stato un viaggio di una moneta. Perché? Perché cercavo, ho detto, ho fatto un giorno su Roma, adesso voglio fare un giro per l'impero. E ho unito tutti i siti dove ero andato a filmare, in cui riuscivo a dire com'erano le cose, riuscivo a dire esattamente com'era il taglio di luce, come viveva la gente, perché c'ero stato. E gli archeologi lì, quando filmavano, mi raccontavano cose, mi facevano vedere delle cose. Avevano delle teorie, magari che non potevano scrivere sulle pubblicazioni, perché lì hai bisogno di prove, certe, certe. Quindi erano ilazioni, ipotesi, però te le dicevano. E tu, che sei una via di mezzo tra la ricerca e la persona comune, puoi traghettare delle idee, delle informazioni, purché siano corrette. E allora
Allora lì ho provato a fare questo secondo libro, che era un libro in cui, diciamo, l'espediente era seguire una moneta che passava di mano in mano e quindi faceva il giro dell'impero, ma le persone che le prendevano, perché tu ti vuoi fare del male fondamentalmente, dovevano essere vere, quindi vai a cercare tutte le iscrizioni, le tombe, le cose, devono vivere in quelle città in quell'epoca, non 100 anni dopo, troppo facile, e purtroppo ne ho dovute scremare alcuni che erano interessantissimi e altri no. E allora scopri che esistevano anche le rock star, una donna che, diciamo, che veniva dall'Ungheria, che sicuramente era una che cantava suo marito. Però, cioè, perché tutto questo? Perché era importante, perché se la donna beveva, automaticamente perdeva il controllo, automaticamente tradiva. Questa era l'equazione che faceva il marito e tutta la società maschilista. E questo naturalmente c'era, come si fa il doping, c'era la prova antidoping, cioè fammi capire se, diciamo, il secondo test, perché era la controprova, come si dice, controanalisi, e la potevano fare i parenti di lei, dice no, fammi sentire, no, baciamo, dice no, non è alcol, è qualcos'altro, cioè, insomma tutta questa cosa perché, e qui si arriva al punto, è perché i romani non si sposavano per amore, mai. Rarissimo. Ecco perché era facile che una donna poi tradisse, soprattutto se aveva perso il controllo. E qui arriva al lato un po' sinistro di questo rapporto di coppia, perché si sposavano soltanto per unire due interessi di due famiglie. Erano un po', se volete, come i nobili del passato, anche le case reali oggi si sposano con il buon partito, unendo delle casate e degli interessi. In epoca romana, vi faccio un esempio, immaginate un imprenditore rampante, cioè un ex schiavo, dice, l'eredità. Da quel momento è cambiata completamente, radicalmente tutta la società romana, la donna è diventata molto potente, poteva divorziare dal marito e buttarlo per la strada, e c'è un livello di identità, cioè molto simile. E se volete sapere, questo me l'ha detto una volta un archeologo, se volete conoscere qual è la condizione di una donna in una società antica, bisogna guardare sempre, o meglio, ti aiuta molto, quelle rappresentazioni di sesso d'amore sui vasi, negli affreschi, eccetera. La posizione ti fa capire la condizione della donna. Se guardate i vasi greci, vedrete che la donna è sempre sottomessa, è un oggetto. Se guardate le cose romane, vi accorgerete che la donna a volte è addirittura sopra l'uomo, quindi lo comanda. Poi ci sono società maschilista, quanto ti pare, però lì ci sono dei messaggi molto molto diretti. Mentre se uno va a vedere i Moche in Perù, insomma, che era questa cultura affine, cioè dell'epoca dei la stessa cosa con gli schiavi, danno via i figli, cioè, e lo facevano dormire per terra. Ecco, io non sto giustificando niente, sto cercando di entrare nella mentalità romana, ma accorgo che l'unico modo per capire come mai gente come noi avesse questi comportamenti terribili e agghiaccianti fosse trovare queste linee di collegamento. Vabbè, allora la donna, ed è Ovidio stesso, gli dice tu devi portare l'amante in casa, ma la cosa interessante è che contrariamente a oggi era stimolante, lui diceva, metterlo in competizione, cioè una donna doveva far capire all'uomo che lei in realtà aveva altri uomini e quindi li metteva in competizione. Come? Beh, per esempio arrivava e vedeva il letto sfatto, oppure un succhiotto, l'impronta di un succhiotto, e questo oggi sarebbe dire beh grazie, arrivederci. Allora invece no, allora era metterlo in competizione in modo tale da renderlo più focoso. Questi e erano, sappiamo, proprio... mentre le altre due ridevano la padrona e la schiava, e sappiamo, però c'è stato uno che ha scritto io sono stufo di ogni volta rischiare di incontrare il marito e di nascondermi dentro le cassapanche con la testa fra le ginocchia e il cuore che batte l'impazzata, però era il mestiere con i rischi. Allora Queste erano, diciamo, le cose. Quindi voi capite bene che questi discorsi dei banchetti che finivano in orge non sono assolutamente veri. Però è interessante andare oltre. Uno dice, ma scusa un attimo, ma queste persone non avevano, queste storie sono davvero inventate? E la risposta è no, in realtà esistevano situazioni così, sì, come quelle che vedete nei film, nei romanzi, sì, esistevano, ma erano i banchetti tra uomini, che tra l'altro già i greci facevano, quando arrivavano queste che erano quasi delle geishe, che sapevano, diciamo, allietavano le serate, ma quelli erano dei banchetti tra uomini con delle prostitute, e anche i romani avevano delle escort che venivano. Le escort già esistevano, era tutto abbastanza regolamentato, c'era proprio un sistema, però erano delle escort molto raffinate. Allora vi racconto questa storia di questa escort famosissima, si chiamava Volumnia,
oppure Licoride, aveva questi due nomi, è diventata talmente famosa che per generazioni e secoli tutte le prostitute hanno adottato il suo nome, Licoride. Volumnia, perché lei prendeva il nome da Volumnius, che era il suo padrone. Chi era il suo padrone? Era un impresario teatrale, un impresario legato allo spettacolo, che aveva degli attori e delle attrici e le forniva ai banchetti dei potenti. E allora, questa era la sua... Questo è niente. Dunque, noi come associazione abbiamo istituito una specie di riconoscimento che si chiama la lupa, che non ha una cadenza fissa, la diamo ogni tanto a personaggi secondo noi particolarmente meritevoli di raccontare nel mondo la storia, la cultura, esportare insomma l'immagine di Roma in tutte le sue forme, per cui l'abbiamo data anni fa a Claudio Rendina, al professor Claudio Rendina, che tu conosci ovviamente, che è famosissimo romanista, no? Come squadra, come esperto di Roma, e vaticanista eccetera. L'abbiamo dato Alberto Sordi, perché anche quella è una maniera di esportare l'immagine di Roma piacevolissima. Chiaramente in questi ultimi anni Alberto è diventato forse la punta di diamante dell'esportazione dell'immagine di Roma nel mondo, per cui la Lupa 2013, Alberto Angela, grazie, un applauso veramente. E poi no, qui mi serve una mano dei miei, c'è qua Mario. Vabbè, c'è qui, questo è per Alberto. Grazie. Perciò, grazie per essere venuto qui. Insomma, Casalotti, ringrazio, grazie a tutti quanti voi. E gli strappiamo la promessa al prossimo libro di venire a raccontarcelo. Grazie a tutti quanti voi. Per le firme, no, già hanno di essere tutti. Per le firme. Era una cosa bellissima, 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 bellissima.